10 anni fa la morte di Eluana Englaro, di 12 anni e poco più fa il caso di Pier Giorgio Welby, del quale lei era l'anestesista. Qual è il filo conduttore fra queste due vicende, così uguali e così diverse? Il filo conduttore è molto chiaro, è l'autodeterminazione del paziente. Adesso però dobbiamo pensare ad altro, dobbiamo pensare alla possibilità di una persona di interrompere la propria vita quando lui lo ritiene, ovvero sia, mi sto riferendo alla morte assistita, al suicidio assistito e all'eutanasia. Pensate che in Italia muoiono 500.000 persone all'anno, grosso modo, e se noi prendiamo il numero delle statistiche dei paesi che hanno depenalizzato la morte assistita, che è circa il 3% che fanno richiesta, potrebbe interessare fino a 15.000-18.000 pazienti italiani all'anno, quindi non è un problema marginale, come qualcuno vuol far intendere, cioè non dobbiamo pensare ai casi che sono andati in Svizzera di Jay Fabo e quindi come casi numericamente ridotti. Lei è stato anche accusato di omicidio per aver accompagnato Pier Giorgio Welby verso la morte, poi è stato prosciolto, non c'è stato procedimento, ma la categoria dei medici è disponibile o meno secondo lei a fare questo passo? In questo momento assolutamente no. La categoria dei medici è assolutamente ancora molto chiusa. Il medico italiano è ancora un medico ippocratico, paternalistico, cioè ritiene ancora che nel momento in cui una persona si ammali perda completamente la capacità di intendere e volere, sostanzialmente, voglio dire in maniera molto brutale. Ancora oggi ci sono forti resistenze sull'applicazione delle direttive anticipate. Il presidente dell'Ordine Nazionale, Anelli, una delle sue prime dichiarazioni è stata quella di introdurre l'obiezione di coscienza nelle direttive anticipate, cioè la sente come un vulnus la mancanza di un articolo che permetta al medico di non applicare quanto il paziente chiede.